È stato inaugurato ieri pomeriggio l'intervento di restauro di un tratto dell'antica cinta muraria di La Strassigna e della riqualificazione di parte del giardino interno. Un intervento importante per delle mura storiche finanziato per 191.000 euro dal bando Spazi Attivi della Cassa di Risparmio CR Firenze e per 87.000 euro dal bando Città Murate della Regione Toscana. Il progetto complessivamente prevederà anche un lotto 2 e un lotto 3 del restante tratto delle mura affinché La Strassigna possa diventare sempre più polo attrattivo anche nell'ottica di una grande Firenze. Presenti all'inaugurazione Giampiero Fossi, primo cittadino di Signa, Sandro Fallani, sindaco di Scandicci, l'assessore regionale Monni, il presidente della regione Gianni e la sindaca di La Strassigna, Angela Bagni. Queste invece le parole dell'architetto Maurizio De Vita, curatore del progetto. Tutto questo è nato dalla volontà dell'amministrazione di cominciare questo percorso. Questo percorso che appunto ci si augura, l'amministrazione per prima si augura possa andare avanti e possa completare, almeno per la parte di proprietà pubblica, il progetto di conservazione. Questo è un progetto di conservazione, è stato, dire, la nostra impostazione come studio, come progettisti, è stata quella di mantenere il più possibile quello che c'era, togliere quello che era stato messo in maniera incongrua. Ci sono stati fatti dei lavori probabilmente 40-50 anni fa che oggi non riteniamo congrui, quindi interventi con cemento che sono stati tolti, e mantenere il più possibile le caratteristiche. La parte sostanziale del progetto è quella di consentire un domani l'accessibilità totale al luogo. Quella rampa che si vede è una rampa che ha una pendenza minima, ma che una volta continuata permetterà anche ai disabili di poter venire in questa parte della città e guardare qualche cosa che noi speriamo che possa diventare un luogo di affezione.